Questa puntata è offerta da Secchezza delle Fauci e il loro disco Box Doppio e Vagin, il gin dell'agilista. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy. www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet, quello che si apre col Chrome. Che però si usa anche il Firefox, se vuoi. Ok, buongiorno a tutti. Buongiorno. Avete mangiato? Allora, oggi vi portiamo un talk sugli anti-pattern. È una cosa che ci interessa molto, come noi stessi non capiamo quando facciamo un danno. Insomma, diciamo, perché solitamente ci sfugge, lo capiamo solo dopo. Innanzitutto, chi siamo? Saremo tre. Uno ha preferito la moglie rispetto a questo evento. Volevamo che rimanesse impresso anche il video. Io sono Tizio Interlandi, sono un Agile Coach, Davide Casari, produttore, e anche Pierpaolo è un produttore. Abbiamo creato questo, diciamo, network, chiamiamolo così. Non è una società, è una community. Siamo Agile for Italy. Che cos'è? Abbiamo tutta una serie di iniziative in corso, un meetup che, insomma, venerdì prossimo avremo il primo evento. Cerchiamo di mettere in collegamento le community locali. Questo perché abbiamo capito che ce ne sono tantissime e ci piace confrontarci in tutta Italia su questo argomento, non solo su Milano. Abbiamo l'opportunità conosciamo tantissima gente in Italia per motivi lavorativi e anche personali, e quindi sfruttiamo, insomma, queste conoscenze per mettere a fattor comune tutte le esperienze locali, che solitamente sono quelle che vengono fuori meno, di persone che vivono sul campo le proprie esperienze e le possono condividere. Abbiamo ovviamente un portale in cui creiamo materiale e risorse, abbiamo un podcast su cui noi stiamo investendo molto tempo, ci divertiamo tantissimo, vi invitiamo ad ascoltarlo. Abbiamo fatto delle interviste oggi che andranno a finire su questo podcast, è un podcast serio, però beviamo delle birre e quindi ogni tanto partono dei ragionamenti un po' così. Dedichiamo, la politica è quella di dedicare il nostro 3% del tempo a ridare alla community quello che noi abbiamo preso negli anni, perché comunque eventi come questo sono formazione ed è giusto anche ridarlo indietro. Abbiamo un canale Slack in cui, se entrate nel canale Slack, insomma, discutiamo durante la giornata, fondamentalmente mentre lavoriamo. E abbiamo iniziato questa iniziativa che vogliamo tentare di dedicare un'ora di coaching nella pausa pranzo. Quindi chiunque avesse necessità di confrontarsi, ovviamente non si parla di è una roba ovviamente molto informale, vogliamo dedicare delle pause pranzo a confrontarci ovviamente da remoto. Il network di community al momento com'è? Cioè, ci siamo noi, c'è la community, la COP di Cerved, che è su più sedi, la comunità di Roma, Agile Talks, che ha tantissimi iscritti, e la community di Cosenza. Noi tutti ci conosciamo, scambiamo, ripeto, informazioni, eventi, cerchiamo di pubblicizzare gli eventi anche degli altri, appunto per mettere tutti più a conoscenza. Se volete mettere a fattor comune la vostra conoscenza, scrivete a questo indirizzo email, e in un modo o nell'altro troviamo un modo per combinare qualcosa, insomma. Cosa sono gli anti-pattern? Allora, sono dei comportamenti, definizione ufficiale, lecitamente utilizzabili, ma che si rivelano successivamente controproduttivi in pratica. Quindi la domanda che ci facciamo è: noi quando facciamo qualsiasi cosa siamo parte del problema, lo stiamo amplificando o lo stiamo risolvendo? Spesso, quando ci dimentichiamo il fatto che esiste una curva d'apprendimento in qualsiasi cosa, soprattutto all'inizio, siamo molto meno consapevoli di quello che facciamo, e quindi gli anti-pattern solitamente li prendiamo tutti. Io in primis li penso di averli proprio checklist fatti tutti. Fa parte della crescita personale, però è utile sapere che noi abbiamo tre fasi. Queste non so se le avete mai sentite, lo shuari proviene dalla cultura giapponese delle arti marziali. Nella fase shu il maestro insegna le arti marziali all'allievo e gli dice per filo e per segno come tirare un calcio volante, diciamo.
Nella fase A tira il calcio volante, il maestro dopo che ha tirato i calci volanti gli dice sì, però un po' più Van Damme, cioè tiralo un po' più così. Nella fase R, e lui tira il calcio probabilmente all'insegnante, e ha capito talmente tanto che non ha più bisogno di un insegnante. Esiste un'altra fase, chiamata Kokoro, in quella in cui siamo talmente consapevoli che ritorniamo alle basi. Nel caso dell'Agile, riscoprire il manifesto Agile, dopo aver parlato per anni di Scrum, ad esempio. Essere consapevole delle basi è quello che ci permette di evitare di fare anti-pattern, evitare di fare problemi e di crearli. Parliamo di anti-pattern, quindi, e oggi anche di DevOps, e è un cambiamento culturale, quanto una transizione agile in un'azienda. E quindi domandiamoci come ci rapportiamo al cambiamento. Velocemente, noi questa cosa l'abbiamo scoperta dopo, quando siamo andati nella fase Kokoro, probabilmente, quando siamo diventati più consapevoli. Nel 62, quindi non proprio l'altro ieri, Rogers scrive Diffusion of Innovation. È un libro dedicato all'innovazione in un'epoca in cui l'innovazione era prettamente di accesso alla tecnologia, poteva essere anche l'esistenza della lavatrice, per intenderci, giusto per metterlo in un'epoca storica. A metà degli anni 2000 diventa un libro di riferimento in quello che sono i cambiamenti culturali e soprattutto l'esposizione all'innovazione. Non so quanti di voi conoscono questa? Ok. Allora, questa può sembrare una gaussiana, in realtà è una gaussiana, però la si può leggere in tanti modi. Allora, davanti a un'innovazione abbiamo una piccolissima percentuale di persone che sono gli innovatori stessi, ma è piccolissima, guardate. C'è una piccolissima parte di persone che in primis adottano l'innovazione, una grossa maggioranza che l'adotta dopo, se riesce a superare questo scoglio, e poi soprattutto c'è chi l'adotta alla fine e soprattutto chi è contro. Come vedete c'è un concetto di massa critica. Un cambiamento culturale avviene solo quando si arriva alla massa critica, perché nella prima fase bisogna infondere nel sistema tantissima forza, no? Lo vediamo tutti i giorni quando vogliamo far cambiare idea alle nostre organizzazioni, quant'è faticoso, bisogna punto per punto dire qualsiasi cosa, no? E spesso si passa per rompiballe, spesso, sempre. Superata la massa critica, il percorso è in discesa e ci si aspetta che il sistema stesso, nella sua complessità, riesca a portarla avanti e ad adottarla. Facciamo un esempio stupido. Allora, è uscito l'iPhone 20, non so che numero arriveranno. Guardo la pubblicità e so che esiste l'iPhone 20, sono consapevole della sua esistenza. Nutro interesse, vado sul sito, valuto quanto costa, principalmente penso che la valutazione sia questa, soprattutto negli ultimi periodi, e se può far caso alla mia vita, se può portare un miglioramento. Lo provo, vado in un Apple Store, lo vedo e a questo punto lo adotto. Nella fase di adozione potrei anche decidere che non fa il caso mio. Queste fasi le passiamo tutti, dal cellulare all'agile, al DevOps, a qualsiasi altra cosa, perché nel momento in cui veniamo esposti a un'innovazione le fasi le facciamo tutte. Ed è quello che poi intrinsecamente fa un'azienda quando decide di investire un budget su qualcosa che è poco conosciuto e reputato innovativo, ma reputato innovativo dall'esterno, non è l'azienda che sa. E allora un'innovazione per arrivare alla massa critica, cosa deve, che caratteristiche deve avere? Innanzitutto deve essere percepito il miglioramento relativo. La mia vita lavorativa devo realizzare che è effettivamente migliore rispetto a prima. Cioè, deve essere, queste sono tutte sensazioni di fatto. Deve essere compatibile con la mia vita. Un cambiamento sta nelle 8 ore di lavoro. Perché lo sapete anche voi, abbiamo visto prima che il grosso delle persone non sono gli innovatori o chi è più curioso, ma è chi vive tutti i giorni un'innovazione. E se chiedi di farla dopo le 8 ore di lavoro diventa più complicato. Molti dicono: devo studiare sta roba a casa. Insomma, sono cose che sentiamo tutti i giorni. E non deve essere complesso adottarla. Cioè, non devo fare i salti pindarici per poterla adottare. Deve essere sperimentabile, non deve essere una roba teorica. E deve essere osservabile l'outcome, cioè il valore che porta. Se ci sono tutti questi punti, un'innovazione potrebbe arrivare nella fase di adozione. Quello che abbiamo capito è che ogni cluster
può parlare solo con quello successivo. Ritorniamo qui. Gli innovatori possono solo parlare con gli early adopters. Non possono parlare con chi è contro. Perché proprio parlano due lingue diverse, hanno due culture diverse. Se uno parla di transizione agile o di Scrum a una persona che non ci vede nulla, che è contro l'adozione, potete star lì, ma è un litigio. Non è neanche un'opera di formazione, è un litigio puro. Vai. Bene, quindi cominciamo a dare le basi un po' per quello che ci servirà per scoprire gli anti-partner successivamente. Allora, il problema principale all'interno di un'organizzazione che vuole diciamo, affrontare il DevOps in modo efficiente ed efficace è come erogare il più valore possibile e farlo capire, ok? Per farlo capire dobbiamo porci questa domanda. DevOps è uguale a Lean? Allora, se non sapete cosa significa Lean, proprio in definizione è snello, ok? E dà vita a tutto quello che è il Lean Production, Lean Manufacturing, quindi è una filosofia portata a pratica che tenta di minimizzare il più possibile gli sprechi all'interno di un'azienda, ok? Quindi vediamo adesso, nel prossimo slide, se possiamo rispondere a questa domanda sì o no. Allora, cos'è il DevOps? DevOps vuole rispondere all'interdipendenza tra sviluppo software e IT operation, puntando ad aiutare un'organizzazione a sviluppare in modo più rapido ed efficiente prodotti e servizi software. Cosa volevamo rappresentare in questa immagine? Volevamo rappresentare quello che è il... Si sente un po' meglio, sì. Sì, volevamo rappresentare quello che è il processo di sviluppo di un prodotto, che va dalla fase di... diciamo idea iniziale alla fase di rilascio al cliente. Cosa vediamo qua? Vediamo che grazie alla velocità e alla qualità e al rilascio del valore incentrato sul cliente si riesce ad avere quello che è proprio il processo Lean. Quindi la risposta alla nostra domanda è sì, e ricordiamoci che questo è esattamente quello che dice anche il manifesto agile, e infatti anche oggi l'abbiamo detto tante volte. E il manifesto l'Agile e il DevOps sono fratelli, quasi gemelli, ok? Però andiamo un attimo più indietro con le teorie economiche. Modello di Taylor. Spero che lo sappiate tutti. Taylor è quello che ha dato vita a tutta la filosofia legata alla catena di montaggio, produzione di massa. Questa non era cultura, ma applicazione di forza brutta. Tanto che la visione di Taylor era one best way, ma la sua però, quindi... E la migliore era la sua, tanto che Ford, che l'ha applicata al 100%, cos'è che faceva? Faceva macchine, le faceva velocemente, ma si rompevano altrettanto velocemente, tanto che ha dato tutta la sua, diciamo, forza al fatto che i pezzi di ricambio erano facilmente sostituibili. Questa era un'altra epoca, assolutamente, ma della stessa epoca c'è Taichi Ono. Taichi Ono ha dato vita a quello che è il Toyota Production System, TPS. Cos'è il Toyota Production System e come viene strutturato? Viene strutturato in una piramide suddivisa in cluster, dove alla base c'è la filosofia. Questa filosofia porta a un cambiamento culturale, diciamo così, estremo. Tanto che il secondo punto è il processo legato al lavoro. Allora, processo legato al lavoro come? Tramite framework che vengono utilizzati per il miglioramento aziendale. E come vengono utilizzati questi framework? Portando il cliente al centro, il valore al centro di ogni componente aziendale per rilasciare al cliente appunto il maggior valore possibile. Come viene fatto questo? Facendo ad esempio, come ci fa vedere qui nelle slide, l'azienda deve essere pull e non push. E come fa ad essere pull e non push? Con il concetto di value stream, ad esempio. Poi vedremo in seguito gli altri punti. Il terzo cluster della piramide è People and Partners. Allora, per il movimento TPS importantissimo era che tutte le persone crescessero all'interno dell'azienda, come è giusto che sia. Ma ancora più importante sono i partners, ovvero per Toyota era importantissimo che non solo all'interno della sua azienda
ci fosse l'adozione del modello, ma anche i suoi partner. Perché? Perché era pienamente consapevole che se la sua azienda correva tanto e riusciva a erogare un determinato valore, non poteva farlo senza che i suoi fornitori gli remassero contro. Se vogliamo fare un esempio, a me piace la teoria delle code, ad esempio. La teoria delle code dice tantissime cose, tra cui che il blocco della catena più lento determina la velocità della coda stessa. Okay? Lui l'aveva capito bene questa cosa. Okay? Nessuno deve essere lento, tutti devono andare alla stessa velocità e quindi un partner non lavora con me se non adotta la mia metodologia di lavoro. L'ultimo punto naturalmente è quello che è problem solving, che viene da sé all'attuarsi di tutti i tre cluster precedenti. Bene, sempre il modello TPS cosa ci spiega? Ci spiega la lotta agli sprechi. Allora adesso, senza che prendiamo Toyota, lo adottiamo al deploy e allo sviluppo. Ok, vediamo quali erano gli sprechi e vediamo se possiamo, diciamo così, adattarli. Attese. Quanto tempo aspettiamo una persona che ci deve dare delle informazioni nel nostro lavoro? E magari questa persona non arriva mai, ok? Movimentazione. A me viene in mente, ad esempio, persone che sviluppano magari sui propri PC e il software non viene mai unito. Oppure scorte, parla di scorte qui. Non so, non ci sono tutte le informazioni, quindi si comincia a programmare e si fanno cose in più che magari poi non serviranno mai. Negli ultimi anni sono stati aggiunti anche sprechi di informazione e competenze inutilizzate e disturbi. Ok? Bene, fin qua abbiamo dato le basi per poter affrontare gli anti-pattern. Ok? Quindi partiamo da qua, partiamo da, insomma, questo che ho spiegato e da cosa e su cosa ci basiamo. Per vedere il primo, il DevOps ci rallenta. Allora, ancora meglio è abbiamo una data da rispettare. Allora, adesso io vorrei aprire una parentesi che mi è capitato di leggere, ovvero nella psicologia della persona, ovvero nel project manager, product owner, chiunque persona che abbia, diciamo, un gruppo di lavoro e debba far fare qualcosa a qualcuno, in generale questa persona ha meno paura di rilasciare in produzione del software non funzionante, che avrà dei bug e ci darà dei problemi, piuttosto che saltare una data di rilascio. Ok? Ricordiamoci questa cosa qui. Quindi, vediamo come si fanno le cose fatte bene. Ok? Il primo è la teoria del triangolo rovesciato. Allora, questa teoria va a ribaltare totalmente la visione del project management, dove come fissi abbiamo funzionalità, costi e risorse a discapito della qualità, ok? Bisogna arrivare alla fine. Ribaltato perché? Perché l'agile invece ha come fissi le risorse e il tempo, mentre come variabile abbiamo la funzionalità, tutto a favore della qualità, ok? Quindi è così che si fanno bene le cose, ok? Non è come faceva Taylor. Andiamo avanti. Perché delle volte comunque sbagliamo? Cioè, pur sapendo com'è che si fanno bene le cose, perché delle altre volte sbagliamo? Perché ce lo spiega il grafico delle comfort zone, che dà a sua volta, che a sua volta è basato sugli stadi della personalità umana. E qui, secondo me, adesso lo vediamo un secondo, possiamo ritrovarci o noi stessi o qualche nostro collega, ad esempio. Ok? Allora, le comfort zone sono sostanzialmente quattro. Allora, c'è la prima, la comfort, in pratica, dove io sono al lavoro, faccio qualcosa manualmente, qualcosa mi è stato dato, sono una persona tranquilla in generale, diciamo. Dopodiché però arriva un problema. Arriva una versione nuova di Oracle, qualunque tipo di problema che può arrivare, e cosa succede? Comincio a trovare le scuse, perché non lo so. E quindi la mia autostima anche magari diminuisce. A quel punto lì però arrivo ad un punto che o mi licenzio oppure devo imparare qualcosa di nuovo. Quindi, learning zone. Comincio ad acquisire nuove skill. Fino a quando non riuscirò ad entrare nella growth zone, ovvero che qua mi piace dire dove abbiamo le visioni, no? Cioè, che non è una visione perché ci siamo drogati, ma è una visione per la quale ho acquisito nuove skill e quello che mi immaginavo sto per riuscire a realizzarlo. Bene,
Allora, approcciamo il Lean ancora a queste teorie. Basare le decisioni di management su una filosofia di lungo periodo, anche a scapito degli obiettivi finanziari di breve. E da qui cosa significa? Che se domani torniamo al lavoro e diciamo, ma perché dopo sabato che ho scoperto tutte cose interessanti non dovrei approcciare totalmente il mindset del DevOps? E la risposta potrebbe essere del proprio collega, perché abbiamo la data a rispettare e non abbiamo tempo. Ma capiamo oggi che invece è proprio una risposta sbagliata questa qua, perché non dobbiamo neanche essere noi, ma noi dobbiamo far capire ai nostri manager che saranno loro i primi a dover fare da sponsor, perché saranno loro i primi a trarre vantaggio dal mindset del DevOps. Ok? Il quinto principio, ad esempio, cosa dice? Costruire una cultura che si ferma per risolvere i problemi, per ottenere la qualità giusta al primo tentativo. Torniamo indietro un attimo al modello TPS di prima. Una delle cose che si fanno nel Lean barra in Toyota è quello che identificano come stop the line, ovvero c'è un problema dalla produzione alla progettazione, diciamo, si schiaccia un bottone e tutti si fermano. Succede veramente questa cosa. Si fermano, arriva il manager e ti dice, o product owner o quello che volete, e arriva e ti dice come posso aiutarti. Ok, quindi magari hai combinato anche un mezzo casino e non arrivano lì e ti dicono, come magari succede qualche volta da noi, con insulti, metti a posto, ma ti dicono come posso aiutarti. Si fermano tutti finché non sistemano il problema e fanno partire di solito un progetto che si basa sulla tecnologia, che deve essere a sua volta testata in modo che quel problema non capiti più. Ok, bene. Noi invece tante volte cosa facciamo? Ecco, questo volevo dire. Abbiamo il problema e codice su codice, ok? Quindi debito tecnico su debito tecnico e non ne usciamo più. Per rafforzare ancora di più l'idea, vediamo cosa dice il manifesto Agile. Consegniamo frequentemente software funzionante con cadenza variabile da un paio di settimane a un paio di mesi, preferendo periodi brevi. Ora, noi lavoriamo nel DevOps. Vogliamo passare questi periodi brevi, perché facciamo agile, abbiamo lo sprint, ok? Quindi stiamo facendo comunque agile, siamo bravi, ma adottiamo anche il DevOps. Perché? Perché sennò non faremo altro che passare questi periodi brevi a risolvere bug e a fare test di regressione, ok? Scrum, apertura mentale e coraggio. Legato a cosa? Al cambiamento, ok? Se si ha apertura mentale e coraggio, il cambiamento è anche facilitato, dato che è una delle paure principali che hanno in generale le persone. Ultima cosa, per essere ancora più convinti, è il bias. Allora, il bias in psicologia è quando il cervello interpreta una cosa erroneamente, ok? Quindi uno di questi è il bias di risultato. Si intende la tendenza a rileggere il passato sulla base di conoscenze acquisite in momenti successivi che modificano la qualità della visione dello stesso passato. In italiano cosa vuol dire? È quando ci diciamo lo hanno sempre fatto a mano ed è sempre andata bene. Ok? Però tutti noi sappiamo che se facciamo una cosa a mano tre volte bisognerebbe automatizzarla, l'ha detto stamattina anche nel keynote, l'ha detto. E quindi, dato che è quando il cervello interpreta una cosa erroneamente, giriamo la frase, lo hanno sempre fatto a mano ed è sempre andata male, alla seconda volta l'avremo automatizzato. Quindi facciamocele queste domande e, per quello che abbiamo detto, facciamo agile in modo da approcciare, okay, il mindset del DevOps nel modo migliore possibile. Allora, innanzitutto una domanda, quanti PO ci sono qua dentro? No, tu nasconditi, ci conosciamo. Questo è un segnale non bello, nel senso che è visto come una cosa da sviluppatore, giusto? Quindi il DevOps è una faccenda dello sviluppo, non quello che ha detto Davide, che è product owner, quindi tanto di cappello al fatto che è l'unico, quindi, dentro questa stanza più. Infatti, perché ha capito il fatto che la produzione di valore richiede un'infrastruttura, richiede delle cose, invece solitamente si sta talmente alti che è una cosa da sviluppatore. Secondo dati padre che vi proponiamo appunto è questo, quindi insomma Spock ci viene sempre incontro, perché probabilmente l'immagine che hanno di noi
la maggior parte delle persone, no? Come persone che insomma, vivono su un altro pianeta. E, però noi stessi non è che, proprio comunità di sviluppatori, non è che a volte ci prendiamo bene e facciamo molta confusione fra che cos'è un valore, una pratica, uno strumento. Quindi oggi si dice che Jira è agile, no? Perché uno installa Jira, fa next, 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 ok, l'azienda è agile. Cioè proprio nel momento stesso in cui è installato sul server. Jenkins non è la continuous integration e via dicendo. Le cerimonie non è Scrum, quindi non è che se facciamo il daily stiamo facendo Scrum e via dicendo. Facciamo molta fatica, Docker non è DevOps, vabbè questo penso che sia proprio il giorno per dichiararlo ufficialmente, che non è così. E facciamo molta fatica a non adagiarci sui tool ed è per questo che poi creiamo gli anti-pattern. Il manifesto ci dice una cosa, che la continua attenzione all'eccellenza tecnica e alla buona progettazione esaltano l'agilità. Questa cosa qua non, poche volte viene citata. L'eccellenza tecnica è un qualcosa che ci permette di erogare più valore, calcolando che è sempre il cliente al centro. Noi eroghiamo valore, non cose, quindi questo è proprio un discorso più sull'agile, e la buona progettazione soprattutto. Cioè le cose vanno fatte bene, e non è che io sia immune da questo. Non è che vengo qua a farmi la mazzia, cioè io stesso sono il primo che ce li ha tutti gli antipattini probabilmente, però è i bias, però lo dice il manifesto, se c'è scritto ci sarà un motivo, adesso senza andare a indagare insomma su quali psicologie, hanno voluto porre l'attenzione sul fatto che c'è una parte di sviluppo che è quella che poi permette di erogare il valore. Cosa ci dice Scrum? Il PO ha la responsabilità di massimizzare il valore del prodotto risultante dal lavoro svolto dal team di sviluppo. Quindi il PO, questa è la sua responsabilità. Cioè, non è una cosa da sviluppatori. Ok? La product ownership è difficilissima. È difficilissima. Inutile che lo diciamo, non esiste, è la parte più scoperta. Non si sa bene, ognuno lo interpreta giustamente dentro la sua organizzazione in un modo diverso, secondo l'ambito che sta affrontando. Però il suo compito è questo. E quindi se non è in grado, deve delegare. Quindi deve delegare queste cose a chi ne sa, al dev team. Ritorniamo all'Lean, perché comunque è uno di quei ricordarci le basi, no? Creare un flusso continuo di processo per far affiorare i problemi in superficie. Se abbiamo un flusso che continuamente si interrompe, che continuamente ha problemi, che devo tirarci una martellata, che non è continuo, secondo voi i veri problemi sono annidati nel rumore o riusciamo a vederli? No, se abbiamo 100 problemi, non riusciamo, visto che viviamo nell'ambito del complesso, non riusciamo a identificare gli effettivi miglioramenti. E quindi mettere in piedi un flusso continuo, grazie al value stream, ad esempio, al concetto di value stream, utilizzando Kanban, quello che volete, ci permette di far affiorare i veri problemi una volta che abbiamo risolto. Anche uno a uno. È molto difficile creare un flusso continuo. Però la domanda che vi faccio è, noi vogliamo passare le nostre giornate a creare valore o a installare? Perché poi, insomma, diciamo che questa cosa arriva un po' a tutti. Il sesto principio, le mansioni standardizzate sono la base del miglioramento continuo dell'autonomia dei dipendenti. Allora, miglioramento continuo, Kaizen, quindi un'azienda che continua a migliorare. Non migliora a gradoni, cioè non è che diventa bravissima, ma l'importante è che ci sia un miglioramento continuo, anche piccolo, infinitesimale, ma che ci sia sempre. Perché vuol dire che abbiamo una cultura del miglioramento. La cosa che sorprende è autonomia del dipendente. Questa è la Toyota, cioè Lean. Cioè, autonomia del dipendente. Il dipendente, che è la persona che noi paghiamo per fare delle cose perché pensiamo che siano più bravi di noi a farle, lo ridico, paghiamo delle persone per fare delle cose, se no le aziende sarebbero composte da un solo individuo, giustamente. Adesso non voglio stabilizzarlo. Vogliamo renderli autonomi il più possibile? Sì, perché poi possono dedicarsi a cose più di valore. Usare solo tecnologie affidabili, che vadano a vantaggio delle persone e dei processi. Anche qui, non è solo processo, sono le persone. Il vantaggio innanzitutto è di qualcuno che può dedicare il proprio tempo al miglioramento del sistema. Perché se è affogato sempre così, il sistema sarà sempre affogato così. Il terzo anti-pattern, questo è il domandone. Anche stamattina è venuto fuori... diciamo cose conformi, quindi almeno non diciamo l'opposto che faremo una figuraccia. Insomma, giusto per... La domanda che però ci facciamo, noi ci siamo sempre fatti questa domanda dove lavoriamo. Ogni team ha un DBA,
non so nella vostra realtà, noi siamo nell'IT 300, non ci sono così tanti DBA. Nel tempo siamo riusciti in qualche modo a pensare alla figura dello SME, no? Dello specialista, e di riuscire a integrarla. Però stiamo parlando di una figura di uno specialista, non di un cambio culturale, o comunque di qualcosa di più ampio. Scrum ci dice team cross funzionali, che anche questo è difficilissimo da fare. Quindi, come si incastra un team cross funzionale col DevOps? Calcolando che noi identifichiamo il DevOps con Docker, cioè cerchiamo di metterli insieme tutto quanto. Less, questa è una delle immagini di Less, che è il framework che cerca in tutti i modi di porre l'attenzione sulla necessità di non scalare nelle organizzazioni, cioè di togliere i problemi alla base, ci dice fondamentalmente che un component team è diverso da un feature team, da un team cross funzionale. Un component team è un team che deve sempre chiedere all'esterno per poter completare il lavoro, ma allo stesso tempo è un team che viene chiamato a sua volta. Questo crea una rete di component team che di fatto rallenta tutta quello che dicevamo prima, il flusso di lavoro. In questo modo è tutto rallentato. È come se uno lavora una macchina, no? E fa i bulloni. Per fare l'ultimo step deve chiamare uno che sta in un'altra sede, che prende la macchina, si sposta, viene lì quando ha tempo, perché sta facendo altro, giusto? Perché c'ha delle sue priorità, viene lì, dà una martellata perché il sistema non è performante e poi ritorna alla propria sede. Nell'ambito del manufatturiero è chiarissimo. Cioè, se noi vedessimo una cosa così, probabilmente diremmo, ma l'Italia, diremmo illuminati, diremmo cose così. Nell'informatica non lo vediamo, appunto perché è un lavoro, cioè non produciamo bulloni, è un lavoro della conoscenza. Quindi, a noi è capitato spesso di aver individuato i colli di bottiglia in individui, cioè nel senso, la persona del rilascio, la persona, il DBA che deve farti una tabella perché nessuno si fida che la faccia un altro, insomma cose di questo tipo. Penso che in tutti gli uffici ci sia una persona che poi, poverina, è odiata penso da tutti, cioè, no, sì. Dobbiamo fare un altro passo, il DevOps è un cambio culturale e quindi siamo un evangelist, stiamo cambiando. Dobbiamo cambiare la cultura aziendale, non ci servono persone che installino Jenkins, ci servono persone che permettano agli altri di capire il valore della continuous integration, primo, e poi che magari le aiutino anche a installare Jenkins, per carità, ma è l'ultimo dei nostri problemi. Non ci serve gente che fa cose, questo in generale. Sempre nel Lean, in tempi non sospetti, parlava della difficoltà che i cambiamenti possono essere portati dall'alto, top down, o dal basso, bottom up. Top down, un manager decide di adottare il DevOps. Bottom up, il team di sviluppo decide di adottare il DevOps. Il problema è che queste due cose spesso non si incontrano. Se parliamo di un qualcosa che l'antipattern 2 dice che è una cosa puramente da sviluppatori, che non viene visto il valore commerciale in uscita, è molto difficile. Il nono principio dice, sempre del Lean, fate crescere leader che comprendano appieno il lavoro, vivano la filosofia e la insegnano agli altri. Ne ho messo il maestro Miyagi per spero che tutti lo conoscano. Poi Lino Banfi, l'avete riconosciuto. Sì. Fare crescere leader non è ovvio. Non so voi, ma non è scontato il fatto che emergano dal basso dei leader. Per questioni di organigramma, questioni culturali, storiche. Però questi leader innanzitutto devono comprendere appieno il lavoro. Ma se 40 anni fa si sono messi a scrivere sta roba qua, ma è possibile, cioè non, è interessante questa cosa che sia passato così tanto tempo. Decimo principio, sviluppare persone e team eccezionali che seguono la filosofia aziendale. Ok? Devono essere messi nella situazione di essere eccezionali. Ovviamente un minimo di sforzo ce lo devo mettere anche loro, ma è l'organizzazione stessa che dice io ho bisogno di team eccezionali. Non di gente che fa le cose a posto di altri. Il quarto è solo un cambio di processi. Siamo d'accordo che più le aziende crescono, più è un casino. Matematica pura, ho detto. La startup ovviamente non ha bisogno di scalare, non è che ha grandi necessità. Se andiamo in un'azienda enterprise, noi vediamo chiaramente, questo è un grafico che abbiamo fatto noi e ce ne vantiamo.
ve lo dico solo per l'utilizzo di PowerPoint e di un'iperbole che se riuscite a disegnare. Allora, l'entropia, no? Che nell'universo purtroppo non possiamo stopparla, insomma, nell'astronomia come nelle relazioni, cresce ovviamente al crescere dell'organizzazione. Purtroppo però con l'aumento dell'entropia creiamo meno valore, sperimentiamo sempre meno perché siamo bloccati da noi stessi, abbiamo i piedi quindi nel cemento e non riusciamo a innovare. Non innovando la gente si stanca, la gente se ne va, insomma, anche qua. Ma soprattutto decade la qualità delle relazioni. Più un'azienda è grossa, meno ci si conosce. Più un'azienda è grossa, dicevo prima nel talk di prima che i sistemisti hanno la voce grossa, come l'ha detto, ha fatto molto ridere, perché anche da noi è così. E, però solitamente si identificano le mansioni con gli interni del telefono a un certo punto. Chiama il 234, che c'è uno che ti risponde dei sistemisti. Facciamo un passo indietro anche qua, perché è tutto scritto, no? Alla fine, noi parlavamo sempre del manifesto Agile, ma poco del manifesto for Software Craftsmanship, che dice una cosa, dice non solo individuo interazioni, ma anche comunità, community di professionisti. Il concetto di community oggi è un esempio, siamo qua perché è bella passione. Il fatto che delle persone si aggreghino intorno a una passione è un bel segnale. Ok, qua non possiamo parlare di KPI. Qual è il KPI? Siamo più Agile o meno oggi? Beh, abbiamo fatto il daily in 15 minuti. No, non è questo il KPI fondamentale. Quindi viene indicato anche qua che devono esistere delle community di professionisti. Le community di pratica, che poi sono quelle che vengono adottate nelle grosse organizzazioni per poter in qualche modo trasportare il cambiamento, si aggregano solitamente intorno a dei temi. E anche in grandi organizzazioni è possibile scalare una serie di community interne per far sì che ci sia un effettivo cambiamento, perché dobbiamo creare degli evangelist che dicano agli altri il vantaggio di adottare una certa pratica. Le community sono trasversali, non sono i servi della gleba, i valvassini, i valvassoni, cioè non funziona in maniera feudale. Tutti partecipano alla costruzione di qualcosa. Le community permettono di applicare meglio il Kaizen, quindi fare una serie di esperimenti, perché un'adozione così importante, un cambio culturale così importante, ovviamente non è un qualcosa che gira la chiave. Cioè non è che rifai tutti i software, rifai tutta... No, non funziona così. Cambiamenti piccoli ma continui. E avere un ambiente in cui è possibile sperimentare facendo i danni, come sentivo stamattina, sbagliando ma perché vogliamo imparare, è una cosa che una community può mettere in piedi, non il singolo. Noi deleghiamo spesso i cambiamenti ai singoli. Spesso si parla di Agile Transformation Manager, no? Ad esempio. È come se delegassimo a uno il fatto che un'intera organizzazione diventasse di botto Agile. Vi sembra normale questa cosa qua? Secondo me no. Perché ci sarà questa persona che lotta in tutti i modi e dopo un po' si stanca. E quindi nessuno dei due ottiene niente. Anzi, nessuno dei tre, compreso l'organizzazione. Le community quindi sono necessarie per far cambiare la mentalità. Abbiamo detto team cross funzionali. Secondo voi esiste una ricetta? Cioè, secondo voi esiste una ricetta a questi anti-pattern? No, perché possiamo soltanto sbagliare e imparare. Ma le community servono per costruire i ponti fra chi, come vedevamo prima nella gaussiana di Rogers, è in un altro cluster, per pian piano prenderli e portarli dentro il cambiamento. Concludiamo dicendo che in generale le organizzazioni sono come il DAS. Ve lo ricordate il DAS? Ancora sentiamo quella fragranza e quella mano un po' così che non diventerà mai più pulita. E il DAS, vabbè, gli impregniamo una certa forza per modellarlo. Vogliamo fare una statuetta, dai, metti una certa forza. Il problema è che poi il DAS diventava vecchio, non ricordo questa cosa qua, e tu cercavi di costruire la statuetta e non ce la facevi, perché era totalmente una schifezzina. E sono come le organizzazioni che negli anni non hanno mai voluto mettere a posto i loro problemi, li hanno stratificati, quindi è molto difficile poi introdurre. Ed è per quello che serve un concetto di massa critica. Vai. Ok, allora siamo arrivati al momento anche un po' dello spottone, diciamo così. Aiutiamoci. Ecco, al contrario. Ok, Agile for Italy ha organizzato un meetup che è il 14 giugno,
ovvero venerdì prossimo, se volete iscrivervi, c'è un po' di lista d'attesa, vediamo se in settimana si libera qualcosa. Allora, molto importante, noi al meetup non parliamo, ok? Quindi perché questa cosa? Perché vogliamo portare alla comunità Agile appunto l'esperienza di anche altre persone, ok? Quindi anche i prossimi che troverete avremo tutti invitati, secondo noi di un certo livello, ok? Cosa potete trovare su Agile for Italy? Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, il meetup, il blog, molto più importante il podcast, ok? Noi abbiamo fatto partire tutta una serie di podcast e ci teniamo molto perché sono proprio applicazione della metodologia agile applicata al lavoro, ok? Siamo tutte persone che lavorano e applicano la metodologia agile in vari, proprio anche sotto varie problematiche anche. Quindi, sì, come diceva prima Tiziano, cioè la verità è che ci troviamo a casa mia e beviamo un po' di birra e facciamo il podcast, ok? Però vedrete che se avete voglia di ascoltarli, durano intorno ai 20 minuti, troverete argomentazioni molto interessanti. Un'ora di coaching free, vi posso assicurare io che ho Tiziano come coach che vi può aiutare se avete qualche problematica importante da potergli sottoporre, dato che lo fanno gratis, ben venga. Scriveteci ad Agile for Italy e se volete anche partecipare a qualcosa con noi, ok? Quindi, non so, al blog, a qualche meetup, scriveteci se volete parlare voi a qualche meetup, vediamo insieme come metterlo giù, vi aiutiamo anche, naturalmente non è che dovete arrivare da soli, vi aiutiamo in quello che è lo speech, anche se fosse proprio interamente, e anche al podcast se volete, ok? Se avete qualche argomento da voler parlare di una vostra esperienza, noi siamo proprio aperti a casa mia è aperta, facciamo così. Bene, dai, allora intanto grazie, è sempre buona continuazione. Ehi, gringo, hai ascoltato Agile for Italy? Ora non c'è più niente, ma torneremo.